semplice solennità. Quella di un luogo, quella di una cerimonia, quella di una data. Il luogo è il Quirinale. La cerimonia sono gli auguri al capo dello Stato. La data la sapete. Accompagniamo De Gasperi. Il suo buon Natale va personalmente a Einaudi, ma insieme si rivolge al primo cittadino d'Italia, cioè a tutta la nazione. Buon Natale, Presidente, e buon Natale, Italia. Ripetiamo anche noi con Pella e Gonella, con Gronchi e Alberti, rappresentanti delle due Camere. Il Ministro dell'Interno esprime un augurio di tranquillità entro i confini. La presenza dei capi di Stato Maggiore qui significa augurio di sicurezza sui confini. A Palazzo Chigi andiamo a cercare il Conte Sforza. Il Ministro degli Esteri, di recente tornato da Bruxelles, può confortare le nostre speranze natalizie con un favorevole presagio. La prova, egli dice... L'Europa diventa un tutto malgrado le apparenze, è questa, che si può fare lo stesso augurio per tutti gli italiani come per tutti gli europei. E l'augurio è pace agli uomini di buona volontà. Non basta gridar pace per volere la pace, bisogna avere l'amore della pace nei nostri cuori. Un trattato di pace è stato scritto anche su questi campi di battaglia della miseria. Una famiglia fa fagotto, ma dalle facce vediamo che non aggiungerà un capitolo lacrimoso al Natale degli sfrattati. Lasciano la stalla che per loro è stata per esempio 4 volte quando sono nati i 4 bambini. Allungate le gambe, ragazzi. A Grotta Perfetta, località della periferia romana, vi aspettano questi signori, questi amici. Sono le chiavi della vostra casa. Ve le offre la moglie dell'ingegner Puccini, il donatore. Il documento di proprietà al più piccino, quello che ha in mano il gomitolo più lungo d'una esistenza, auguriamo, tranquilla. Anche i mobili sono offerti e la radio con cui ascolteranno la messa di mezzanotte, che sarà la vera inaugurazione della casa. Ai segnali radio si mescola il coro dei gabbiani su questi pescherecci del Mar di Normandia. Stanno sintonizzandosi con la trasmittente del capo flottiglia, a bordo del quale il vescovo di Brest è venuto per la prima volta quest'anno a celebrare la messa. I banchi di aringhe non guardano il calendario. Per incontrarne uno, questi pescatori sono dovuti uscire sotto Natale. Per loro la ricorrenza è doppiamente santa. Gesù voleva bene ai pescatori, fece il miracolo dei pesci. Così sia, dice il brindisi sotto coperta. Dal silenzio del mare allo scampanio che a mezzanotte trova sveglia tutta la cristianità. Nuovo pellegrinaggio verso San Giovanni Laterano, dove testé si è chiusa la porta santa. Nuovi accoliti servono messa a loro modo, volgendo manopole di bachelite, selettori e condensatori. Sono i tecnici della RAI e di tante altre stazioni radio in tutto il mondo. Messa, cenone e brindisi, con simultaneità davvero radiofonica. Mentre le sacre parole che da 2 millenni misticamente riempiono questa notte diventano onda sonora, incrociano nei cieli, raggiungono i focolari. Laudetur Jesus Christus, qui la radio del Vaticano. Trasmettiamo dall'interno della patriarcale Basilica Vaticana la messa. Solo si sente in famiglia. Al calciatore un Zain par di spezzare il panettone romano con la sua gente del Paraguay, dove il Natale è una festa estiva. E su queste jeeps i cruscotti paiono trasfigurarsi in piccoli altari. Stanotte le guardie di pubblica sicurezza sono radiocomandate lungo le vie della devozione. Se vedrete un'ombra infilarsi nei comignoli, non la fermate. È il Gran Vecchio e Babbo Natale. Altri che non possono far Natale. Il brigadiere dei vigili del fuoco non pensa a quel versetto dei Vangeli dove Cristo dice: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra». Di un altro fuoco egli parlava. Stanotte è da sperare che il centralino non trilli chiamate. Si svuotano le strade durante l'ora delle 3 messe. Si può tirarsi la coperta sui ginocchi. Ma c'è un altro che vuol far Natale su 4 ruote. Speriamo che la corsa sia lunga, la mancia larga. Domattina invece del pollastrello si potrà comprare il capone. Questo è in partenza. Roma-Livorno. Forse attraverso la maremma sentirà mescolato al vento della corsa un allegro brandello di scampanio. Sarà il momento che sul banco del locomotore taglierà il panettone. Qui vive, immobili da secoli, una popolazione pagana come la Venere del Botticelli, in mezzo alle scene sacre. Il guardiano della Galleria degli Uffizi sembra compiere un'operazione ricca di simboli quando nella notte di Natale getta la luce sulle divinità antiche. È la notte in cui è nato Gesù e per queste divinità è cominciato il crepuscolo. Ma il guardiano si è combinato bene il suo giro. Per quando cominceranno a rintoccare nell'aria le squille della messa, ha dato appuntamento al suo collega davanti alla Natività del Bronzino. Gli auguri se li fanno in 3. È presente anche il Bronzino. Qui a Torino la neve fa parte del programma natalizio. Gli altri saranno sotto le lenzuola quando questi continueranno ad affondare i badili nel lenzuolo a farne trincee bianche. Forse nella sua trincea conobbe la tregua natalizia il soldato che riposa sotto l'altare della patria. Per vegliarne il riposo, questi, generazione dei suoi figli, non si concedono la tregua di Natale.
A lui era stato detto, va a combattere l'ultima delle guerre. E lui era andato. Adesso i suoi figli vogliono che senta le campane di Natale, campane di pace. Sta svolgendosi il cambio della guardia. Chi smonta torna in caserma. Natale coi tuoi per quest'anno vuol dire coi compagni della camerata. Da un mese il metronotte dei portici del Duomo di Milano aveva detto in casa, la notte di Natale sarò di turno. I suoi bambini lo guardavano impensieriti. Quel Natale in servizio diventava una notte come le altre. Forse al risveglio non avrebbero trovato nemmeno un giocattolo sul letto. Il metronotte guarda i balocchi su cui gli tocca di vegliare. Più modesti quelli che lui ha comprato. Ma domattina i suoi figli non saranno delusi. Il cane è un po' stupito della sosta così lunga. Avanti, metronotte, cammina verso quel risveglio. Smonterai giusto in tempo per vederlo. Ci sono i fortunati che smonteranno prima. Vengo verso le due, conserva tutto. Hai capito? Ancora per due ore appendere note e canzoni a un invisibile albero di Natale. Gesù per lui nascerà due ore dopo. Idea eteroclita infilarsi sull'autostrada Torino-Milano proprio mentre scocca l'eccezionale mezzanotte. Con aria di deplorazione il casellante Gamero si accinge a staccare il biglietto. Niente biglietto, siamo noi, Incom. Venuti a portare un po' di Natale a lei e al suo collega Gabaldo. Nella cabina di cristallo più intenso quest'attimo festivo quasi di contrabbando. Suonano per tutti le campane di Natale. E adesso guidano le famiglie verso le loro case. E anche noi bussiamo a una porta. Amici, rispondiamo alla domanda in danese di Carl Hansen. Pilmark, Bennig, Praest, domani è festa, ma non si gioca. Vuoi bere una coppa di più, Sven Hansen? Hanno cantato Stille Nacht, notte di pace, e stavolta anche i bambini sono dalla partita. Rose e i bambini, i figli di Carl Hansen e di John, sorridono come una vivente cartolina d'augurio. Tra poco, saccheggiato l'albero, mietuti i sobri baci paterni, la notte santa diventerà per tutti una buona notte. L'alba non è lontana. Si spegneranno le luci anche in casa Hansen. A Roma, intanto, tra le luci della notte natalizia, non sono rimasti che questi fari. Se permettete, siamo noi. Ecco i nostri. Ci eravamo dimenticati di elencare il nostro fra i Natali di quelli che pensano al Natale degli altri. Offriamo queste inquadrature alle nostre mogli che ci hanno rimproverato di disvertare la famiglia per questo benedetto cinegiornale. Ma ce n'è ancora uno, l'operatore di guardia. Adesso puoi spegnere, Pataconi. Pace agli uomini di buona volontà.